sale dietro la collina, ci sta la notte crocca e assassina, e in mezzo al prato c'è una per pisciare, si va dritti a casa senza una bambina, di 50 anni e di 5 figli, buoni da mangiare come conigli, partiti al mondo come 5 stelle e non ancora tornati. La, 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 la. Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato dietro la collina, anche per pisciare dentro al sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e dietro la collina non ci vogliono andare. La, 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 la. Generale, queste 5 stelle che senso hanno? Non c'è più nessuno, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, battuto, battuto. Anche se fa male, che torneremo dritti a casa senza più pensare che 5 stelle a casa non ci vogliono andare. Rai, 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 rai. Signore e signori, ecco a voi un ospite eccezionale. Per la prima volta qui al TEDx di Reggio Emilia, ecco a voi la vocalist. La vocalist. Ed ora, signore e signori, ecco a voi un'altra ospite incredibile, la consonant. Ed ora insieme. Bianca schiena, na 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 na, e quell'orologio non girava,
stava fermo sempre da mattina a sera. Come me lui ti fissava. Io non piango mai per te, non farò niente di simile, no, mai. No, 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 sì, lo ammetto un po', ti penso, ma mi scanso, non mi tocchi più. Solo che pensavo quanto è inutile far neticare, credere di stare bene quando è inverno e te togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande, mi ricordi che rivivo in tante cose. Na 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 na, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, che anche se non valgo niente perlomeno a te ti permetto di sognare, e se hai voglia di lasciarti camminare, scusa sai non ti vorrei mai disturbare, ma vuoi dirmi come questo può finire? Non me lo so spiegare io, non me lo so spiegare. La notte fonda e la luna piena ci offrivano da dono solo l'atmosfera. Ma l'amavo e l'amo ancora, ogni dettaglio è aria che mi manca, e se sto così sarà la primavera. Ma non regge più la scusa, no, no. Solo che pensavo quanto è inutile far neticare, credere di stare bene quando è inverno e te togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande, mi ricordi che rivivo in tante cose. Na 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 na, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, che anche se non valgo niente perlomeno a te pensavo quanto è inutile far neticare, credere di stare bene quando è inverno e te togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande, mi ricordi che rivivo in tante cose. Ah, na 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 na, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, che anche se non valgo niente perlomeno a te permetto di sognare, e se voglia di lasciarti camminare, scusa sai non ti vorrei mai disturbare, ma vuoi dirmi come questo può finire? Ma vuoi dirmi come questo può finire? Sì, ma vuoi dirmi come questo può finire? Dallo studio della storia va ora in onda Tutto il campo minato per minato. Radiocronache, commenti ed approfondimenti delle più famose battaglie storiche. In studio Tito Livio. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio. Siamo collegati con i principali campi di battaglia per una giornata ricca di incontri cruciali. Diamo quindi la linea al primo collegamento, a te Troia. Sì, grazie, gli schieramenti sono contrapposti ma la situazione è ancora di parità. Diverse fino a questo momento le occasioni per la formazione greca, che ricordiamo pratica un gioco molto offensivo, a differenza dei padroni di casa allenati da Priamo, che colpiscono prevalentemente di rimessa, rimanendo così asserragliati in difesa della propria porta. Il parziale all'ottavo anno di gioco, Troia 0, Grecia 0. Scusa, ti interrompo per un aggiornamento da Cartagine. Qui la partita è finita, siamo già allo spargimento del sale. Ti ricapitolo quindi il risultato finale: Roma 2, Cartagine 1, con le marcature di Scipione l'Africano, che ha messo a segno una splendida doppietta e il gol della bandiera di Annibale Barca. E ti restituisco la linea. Sì, qui Troia. L'azione si svolge ora su
sul settore di sinistra del campo. C'è un'iniziativa della formazione greca con Patroclo che converge verso il centro in cerca di un compagno. Lo trova in Achille. Ottima l'intesa fra i due, che ricordiamo sono anche compagni di club. Patroclo, Achille, Achille, ancora Achille tenta una manovra di sfondamento. Attenzione, c'è un fallo da dietro. Palo! Palo per Patroclo! Riprendiamo la linea dallo studio e ci colleghiamo ora con Waterloo, dove invece stanno per iniziare le ostilità. Mi senti, Waterloo? Waterloo, regia. Sì, sì, eccoci e buongiorno da Waterloo. La giornata qui è serena, 12 gradi sul campo e si preannuncia uno scontro molto acceso fra le due fazioni. Alla mia sinistra la Francia, capitanata da Napoleone Bonaparte in tenuta rossa. Alla mia destra la rappresentativa di Inghilterra e Prussia in tenuta blu. Le due formazioni sono già sul terreno di gioco da qualche minuto e ecco, ecco, squillo di tromba, la partita è iniziata e la linea va allo studio. Linea che va a Troia. Sì, sono sempre Troia. In questo momento c'è un parapiglia fra gli esponenti dei due schieramenti, è una fase di gioco molto concitata. Attenzione, c'è Ettore a terra. Ribadiamo, il capitano della squadra di casa giace in questo momento sul terreno di gioco e vediamo che sportivamente viene trascinato da Achille a bordo campo, mentre ricordiamo che la porta di Troia è ancora inviolata. Cannonata, scusa Troia, cannonata di Bonaparte qui a Waterloo e la Francia passa in vantaggio. La palla lanciata dal capitano della Francia ha superato la folta barriera degli avversari e lo stadio esplode in un boato e la linea va a Troia? Sì, chiamami pure Troia. Qui la partita è molto maschia. Tegola per la Grecia in uno scontro di gioco infortunato. Achille all'omonimo tallone. Stagione finita per lui. La linea allo studio. Riprendiamo la linea dallo studio per un aggiornamento da Addis Abeba. Si segnalano gli ennesimi cori razzisti da parte della tifoseria fascista nei confronti del Negus per la sua faccetta nera. Ci auguriamo di non rivedere in futuro queste scene da calcio Balilla. Nel cammin di nostra via, ia ia ho, quante bestie al crocevia, ia ia ho, in poche righe la poesia ti mette già l'allegoria. Cammin di nostra via, ia ia ho, c'è la ronza, onza, oh, oh, onza, c'è la lupa, 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 c'è il leone, one, oh, oh, one, la divina commedia, ia ia ho. C'è una fiera ad est e due ad ovest, che il mio cammino avanzare non può, ma viene un signore che fu lontano, che nacque su che visse a Roma sotter buon Augusto, che cantò di quel giusto figliol d'Anchise, che venne di Troia poi che fu combusta, che al mercato mio padre comprò. Miserere di me, per due soldi un aiutino puoi darmi sì o no? Tu vieni dietro a me, che sei il signore che fu lombardo, che nacque su Biulio, che visse a Roma sotter buon Augusto, che cantò di quel giusto figliol d'Anchise, che venne di Troia poi che fu combusta, che al mercato mio padre comprò. Beh, se lo dici tu, che sei il signore che fu lombardo, che nacque su Biulio, che visse a Roma. Lasciami gridare, Beatrice! Lasciami sfogare. Stavo ora con Virgilio, un amico. Sono il tuo satellitare. Per padellone. Io ti posso indicare, seduta su Marte, Caronte che parte. E dove va? Con l'aria malvagia. Vedi arrivare agli occhi di Bragia, ti può trasportare col suo bastimento dal tuo all'epicentro, gridandoti anima pia, torna a casa tua. E detto me aspetta di dover scontarla pena dura, non c'è amnistia oltre questa prua.
Caronte passava e ogni uomo gridava: dannati! Ti stai svegliando, hai visto chi c'è? Chi c'è? Paolo e Francesca. Paolo? Campo te. Suo marito ha ucciso sia lei che me per una tresca. Tre metri sopra. Sottoterra, sotto. Un paio di corna poi. E io che tra l'altro son gay. Ma davvero? Oh 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 oh. Che contrappasso. Oh 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 oh. Parliamo di sesso. Passiamo i sodomiti che felici vanno a spasso. Oh oh oh. Che contrappasso. I migliori anni della nostra vita. I migliori anni della nostra vita. Dopo la morte senti cosa canta il sodomita. I migliori anni della nostra vita. Oh 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 oh, 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 oh. Che contrappasso. Oh 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 oh. Parliamo di Ulisse. Faceva un po' il gradasso, è andato a fondo nell'abisso. Oh oh oh, che contrappasso. Viaggio in avanscoperta ai confini del mare. Non c'è neanche il segnale del navigatore. Nessuna copertura di rete. Ma non c'è Beatrice Corpanellone. Son defunto perché. Perché? C'era l'alta marea che su noi si richiuse portandoci via. Vada a bordo, cazzo! Lo so, lo sai. Il tempo vola. Ah, ma c'è un personaggio. Guardalo là. Che fa studiare a scuola. È assai famoso per la sua fame. Qual è il suo nome? Qual è il suo nome? No, te lo chiedo a te. Marchese. Io con te. Fiamme, fiamme, coppa satana. Fiamme, fiamme, coppa satana. Cunicoli, cunicola, cunicoli, cunicola. Le stelle a riveder, cunicoli, cunicola. Fiamme, fiamme, coppa satana. Fiamme, fiamme, coppa satana. Cunicoli, cunicola, cunicoli, cunicola. Grazie! Ciao! Ciao!